volevi. No ragazzi, io sono così, faccio questo video per congratularmi con Zeb89, sensibilizzare anche un attimo la situazione, ma adesso passo a spiegare. Zeb89 ha fatto una live su Dead by Daylight, non ho fatto i conti, ma 1.200 li ha pigliati tutti in donazione. E come lui stesso ha detto, domani, cioè oggi, cioè, ma io prima, perché adesso la live sta ancora andando, però so già cosa devo dire, quindi YouTube sarà intasato di cose tipo Zeb89 ladro, Zeb89 donazioni, insomma ci sarà chi è contro, chi è pro e chi è contro. E vabbè, niente, do la mia opinione. Secondo me, come adesso anche Zeb appunto ha cercato di sensibilizzare la cosa dicendo che i soldi vanno spesi in altri modi. Sì, il senso è che non so quanto effettivamente, in quel caso io non lo posso sapere, ma non so quanto effettivamente possa essere sincere le sue parole, perché tipo io mi, non so, succedesse una roba del genere a me, mi ballo nudo sul letto, cioè una cosa, capito, no? Vabbè, comunque ci sta, è sempre giusto dare delle nozioni un po' in live, dire un po' quello che è giusto e sbagliato, insomma. Vabbè, secondo me comunque io volevo fare, faccio i complimenti appunto perché, a parte che la live aveva tipo 13.000 persone, quindi veramente tantissime, soprattutto anche il discorso del denaro. Io spero vivamente, siccome Zeb89 ha un guadagno per cavolo i suoi su YouTube, poi ha il guadagno dai canali che sono partner con lui, adesso anche questa live, spero che, sono cazzi suoi chiaramente, però che dia un po' di questi soldi a chi ne ha bisogno, insomma. Poi forte sega, cioè non sono io a dover giudicare. Ad ogni modo è stato bello. Qui sta fine, sta andando avanti, PayPal sta dicendo appunto che PayPal gli ha bloccato l'account, tanto che era il fiume di donazioni, quindi giustamente adesso l'ha sbloccato, tutto a posto. Vabbè, PayPal si è un po' insospettita, ecco. Niente, io concludo qui, sono contento per lui e se ci... Io vi dico semplicemente, se qualcuno vuole fare un video incazzatura contro di lui per via dei guadagni, ci rifletta, perché rosicare è normale. Sto rosicando come una bestia io veramente, cioè mi sto mangiando le unghie. C'era la mia morosa qua, la guardavamo insieme, che lei quei soldi li prende in un mese di lavoro all'incirca. Quindi sì, cioè capisci che non è propriamente corretto, però d'altronde non è che Zeb ne può qualcosa, lui fa la live, attiva le donazioni, se poi gli arriva un flusso di 1.000 euro, punto. È vero che un muratore ne prende di meno, per dire, come diceva anche lui, però è mica lui che obbliga qualcuno, cioè voglio dire, non puoi, cioè io personalmente penso che l'unica pensiero corretto è essere contenti per lui, oppure fregarsene nel caso, se non vi interessa e basta. Cioè farci un video incazzatura contro non ha senso, non ha proprio senso secondo me. Vabbè, cosa che penso farà a capobastone, quindi domani non vedo l'ora di vedere se è un criminale, se è un ladro, se è un coglio, capito? È sempre divertente, prima o poi esplode quel canale, speriamo presto. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao a tutti e bravo Zeb. Ma che bravo sei arrivato alla fine, un biscottino per te. Se hai trovato il video interessante lascia un mi piace, se ti rode il culo metti un non mi piace, oppure commenta qua sotto per dirmi quanto sono bravo o quanto ti sto sul cazzo. Lo vedi quel bottoncino rosso con scritto iscriviti? Cliccalo e guarda la magia!